Bentornati su Toprak Bag, il canale dove si scherza sulle cose serie e si serieggia su quelle scherzose. Oggi scherzeremo su qualcosa che per me è serissimo, ovvero uno dei buoni propositi 2023 che ho realizzato. Un ecosistema di plastica dove oggetti di plastica si accoppiano con altri oggetti di plastica per creare nuovi oggetti di plastica. Non ci avete capito niente? Non vi preoccupate, dopo la sigla ve la spiego. Come ho già scritto su Facebook in più occasioni e qui su YouTube l'ho accennato, ho finalmente in vendita una miriade di accessori per il tiro stampati in 3D, realizzando un altro dei miei buoni propositi fatti a inizio 2023. In descrizione troverete lo shop dove potete comprare quello di cui vi parlo e anche molto altro. Dateci un'occhiata, almeno un'occhiata, mi raccomando. In un paio di occasioni ho detto che sono qualcosa di unico, diversi dalle cinesate che si comprano a pochi spiccioli e anche dagli accessori di gran marca che, pur validissimi, che spopolano sui campi di tiro, non sono un ecosistema, come invece ho definito i miei. Ecosistema è sicuramente un modo un po' strano di definire dei pezzi di plastica stampati in 3D, ma ci arriviamo. Vi mostro un po' di esempi cercando di spiegarvi il funzionamento e la filosofia della cosa. In sovrimpressione vedrete passare il codice degli oggetti con cui sono catalogati sul sito, man mano che ve li mostro. Partiamo dall'inizio. Stampati in 3D cosa vuol dire, a parte che sono stati prodotti con quelle? Significa che sono partito da un'idea ben precisa che avevo in mente e che per quanto io possa sapere non esisteva sul mercato. L'ho disegnata al CAD, risolvendo man mano i problemi teorici. E poi ho stampato i prototipi risolvendo quelli pratici, trovando i materiali giusti per fare ogni cosa. Con materiali intendo che sono filamenti abbastanza tecnici, rognosi da stampare, perché richiedono alte temperature sia dell'ugello che del piano, warpano, tanti danno problemi. Intendo però anche che bisognava capire quale marca di filamento desse migliori risultati. Perché anche lo stesso materiale, che sia questo o quello come composizione chimica, quando si fanno test su marche diverse, si vede che reagiscono diversamente alle sollecitazioni. Quindi non bastava individuare qualcosa che in teoria funzionasse, ma anche che funzionasse come volevo io e in modo affidabile nell'uso pratico. Una strada lunga e costosa di prove successive. Quello che vi sto presentando quindi integralmente frutto del mio lavoro, non qualcosa di scaricato e magari un po' modificato da siti come Thingiverse o Etsy o altri da cui prendere gli STL pronti. È qualcosa che non esisteva e che ho disegnato partendo da un foglio bianco, diciamo da uno schermo vuoto. Purtroppo il mondo è pieno di gente che scarica e vende. O scarica, modifica e vende. Lo hanno fatto anche con un mio design. Tempo fa con una scatoletta porta munizioni che un amico mi segnalò che era in vendita su eBay. Il furbetto aveva scaricato il file gratis da Thingiverse, segnato come non commercial, lo stampava e lo vendeva abusivamente. Non stiamo parlando di oggetti scaricati, sono pensati, disegnati e realizzati da zero. Da me. Veniamo alle caratteristiche che dico essere uniche, almeno che io sappia. Prendiamo per esempio un portacaricatore calibro 9, l'oggetto più comune che potete trovare nelle case degli appassionati. Questo va bene sia per i caricatori polimerici come quelli Glock, che quelli metallici come quelli Beretta. E già questo, in alcuni di quelli più semplici, che si basano sull'attrito tra magazzini e pareti, o per quelli sagomati in Kydex, non è possibile. Ma i miei portacaricatori hanno anche un'altra caratteristica: non ci si può inserire il caricatore al rovescio. Inserire erroneamente il caricatore al rovescio in quei portacaricatori che per essere ambidestri te lo consentono, rende lungo e complesso il cambio di caricatore, che bisogna accorgersene, girarlo e inserirlo. In allenamento è una noia e al massimo
porta un po' di frizzi e lazzi dagli amici, eh? Ci prenderanno un po' in giro. Ma in gara è la devastazione. La differenza tra un podio e una prestazione mediocre. Con questi, se distrattamente si prova a inserire il caricatore al rovescio, non si riesce a metterli in buffetteria e si è costretti a girarli mettendoli nella direzione giusta. Non vi sto parlando di cosa succede in un conflitto a fuoco, anche se questa cosa potrebbe far morire qualcuno. Ma ci arriveremo dopo, con calma. Vi dico tutto. Sì, vabbè, ma così non sono ambidestri, diranno i bambini con le mani sporche di Nutella. No, perché questa piccola corona dentata, che in realtà è l'aggancio per il fissaggio alla cintura, è da entrambi i lati e consente di revertire il belt loop per renderlo mancino. E questo? Questo lo rende bullet out, ovvero quel tipo di buffetteria che consente di afferrare il caricatore senza dover girare il polso, facendo guadagnare ancora una manciatina di tempo. Ma occhio, perché non in tutte le discipline il bullet out è ammesso. Ovviamente l'angolazione alla cintura si può regolare a passi di 15 gradi in modo da avere tutta la comodità possibile a seconda del punto del girovita in cui si va a pescare il magazzino. Veniamo a questo però, che è l'aggancio alla cintura standard fornito con l'accessorio. Veniamo a questo però, che è l'aggancio standard fornito con l'accessorio e che ha le dimensioni perfette per infilarci il classico cinturone velcrato con sottocinturone. Non vi dico la marca, tanto avete capito, è il leader mondiale del prodotto. Purtroppo non in tutte le specialità quel tipo di cinturone è ammesso. E ci sono gare, come per esempio quelle di DPA, dove non si può utilizzare, va usata una cintura che passa dai passanti dei pantaloni, priva di sottocinturone. Come molti avranno sperimentato, accessori nati per quel cinturone, per quanto magari regolabili, ballano sulle classiche cinture civili, rendendo tutto più complesso. Io ho disegnato un apposito belt loop, così chiamo questi fissaggi alla cintura, per questo scopo. La sostituzione è facilissima e richiede solo un cacciavite a croce. Si mette il dito qui, per fissare, tenere ferma la parte posteriore della vite Chicago, e si svita da qui e si mette questo al posto di questo. Poi ho disegnato altri due tipi di attacchi, uno regolabile che consente di montare l'accessorio sui grossi cinturoni militari o quelli da servizio, ma anche di metterlo all'attacco molle, passandolo dalle palle, togliendo queste due viti qui e sfilando questa parte mobile qui, che è il cursore che si sposta per regolarlo. Togliendolo del tutto, si inserisce nelle palmolle, si rimette il cursore fino a andare a contrasto con una delle palle e si stringono le viti. Va in contrasto e non scorre più su e giù. Ho poi in catalogo anche questo, che è esattamente come uno sport loop, ma consente di infilarlo da sopra senza togliere la cintura. È un'opzione che a me piace e spesso mi fa comodo. Per finire ho disegnato questo, che vi permette di fissare gli accessori TRB su un classico Tech Lock, che è quell'attacco molto comune su fondine e foderi di coltello. Chi li ha già, perché magari li ha su altri accessori, può usare già i suoi e comprare solo l'adattatore. Chi non li ha, li può ordinare da me. Ma ci tengo a dire che questi io li compro già fatti, non sono una mia produzione. Li compro e li rivendo e basta. All'interno del portacaricatore trovate una linguetta elastica che genera la ritenzione e che è sostituibile nel caso che dopo un lungo uso ne abbiate la necessità. È facilmente accessibile svitando questa vite, infilando un dito qui per
tenere ferma la parte posteriore della vite Chicago. Successivamente, per rimontarlo, si prende la linguetta, si infila la vite nel buco, si infila nel caricatore fino in fondo, si allineerà automaticamente con il buco, si mette il dito e si avvita la vite. Tutto questo basterebbe per definirlo un ecosistema? No, anche se ritengo che già così sarebbero davvero molto interessanti. Ma c'è dell'altro. Questo piccolo accessorio, che voi è talmente piccolo e talmente nero che non lo vedrete in video, temo, è un piccolissimo accessorio opzionale che consente di accoppiare gli accessori TRB, tutti, non solo i portacaricatori da 9 mm o accessori uguali fra loro. Si mette a contrasto qui, si ferma la vite e ci si mette un altro portacaricatore e vengono così accoppiati così. Due su un singolo attacco alla cintura. Però, come ho detto, non solo questi. Tutti gli accessori. Volete un esempio? Questo è un portacaricatore per fucili calibro 12 con caricatore prismatico tipo Hudson o Daria o altri. Se mi metto un paio o tre di questi alla cintura, ho finito la cintura. Se ho anche un'arma corta di backup, o per competizioni big gun, trigun, eccetera, i caricatori di scorta per l'arma corta, devo trovare delle soluzioni creative per tenerli. Oppure ne posso mettere due su ogni portacaricatore del fucile. Ovviamente anche qui vale il discorso che tramite questi dentini è possibile fissarli a qualsiasi angolo a passi di 15 gradi. Si accoppiano, ecosistema. Vabbè, la battuta del cavolo. Ma avete capito che questa linea di prodotti modulare può dare davvero infinite possibilità. Anche perché non esistono solo portacaricatore, ma tutta una platea di oggetti che spaziano dalle pistole semiauto ai fucili calibro 12, alle carabine, passando per i revolver, per arrivare a piccole utilità che semplificano la vita. Gran parte di questa roba è modulare. Ma Baldo, perché hai fatto dei componenti neri e altri arancione? Io sono un navisillo e voglio tutto nero, tutto verde oliva, tutto tan. Metti qui un colore da navisillo. Ragazzi, a parte che nero e arancio è una coppiata da paura, io ho scelto questi colori perché voglio che sia chiaro, chiarissimo, che sto vendendo accessori per tiratori sportivi e non per fare incursioni tra i nemici. Ma non solo, voglio che si riconoscano a colpo d'occhio. Sui campi di tiro si devono vedere, si deve capire subito, ah, quello è un accessorio TRB. Perché sono certo della qualità che offro. E questa qualità uscirà fuori pian piano e verrà riconosciuta. Potrebbero venire usati da un operatore o da un navisillo? Certo. Tra l'altro, se proprio vogliamo andare a cercare il pelo nell'uovo, le parti arancioni sono nascoste. Questa contro il corpo e la linguetta quando c'è il caricatore dal caricatore. Ma nessuno mi deve venire a rompere le sfere con il fatto che alimento chissà quale mentalità da terroristi o violenti. Sono accessori per lo sport. Punto. Vi rimando ai video che girerò accessorio per le caratteristiche esatte di ogni singolo oggetto, ma spero di avervi dato un'idea. Noi ci vedremo al prossimo video, sempre su Taprak Bang.